Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è I diversi tipi di narcisista. Allora, prima di iniziare, ti chiedo se per favore puoi mettere like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrai trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Ti leggo un articolo dove un importante psicologo americano parla dei tipi, di diversi tipi di narcisista che potresti incontrare nella tua vita. Allora, poi ovviamente questo articolo lo posterò qua sotto nelle note se lo vorrai andare a leggere per intero. I sette tipi di narcisismo. Il disturbo narcisistico di personalità è un vero e proprio disturbo mentale inserito all'interno del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Ora, ci sono diversi tipi di narcisista. Il narcisismo palese, quello chiaro, è definito come si può, diciamo, capire se si ha di fronte un narcisista aperto, quello overt. Allora, senso di grandiosità immenso, cioè un narcisista patologico di tipo overt ti dirà che lui è fantastico, che ha de facto delle grandi imprese, che tutte le donne gli corrono dietro, che al lavoro è invidiato per la sua bravura e che sicuramente ha degli obiettivi irrealistici, insomma, gonfia molto se stesso quando ti parla. Poi ha un continuo desiderio di ammirazione, quindi gli piace moltissimo stare con delle persone che lo ammirino sempre e non lo critichino mai perché è estremamente permaloso. Quindi, essendo diciamo, un carattere fragile, quello del narcisista, ha bisogno continuamente di ammirazione. Ancora, arroganza e fantasia di potere e successo illimitato, quindi un narcisista patologico crede di avere un successo, crede di avere dei diritti che gli altri non hanno, quindi lui ti può criticare, ma non accetta le tue critiche a sua volta. Altra caratteristica. Questi sono stati descritti altri, oltre a questo c'è, che questo è quello palese, il narcisista overt, quello aperto, ha queste caratteristiche, però ci sono degli altri, che sono il narcisista nascosto, il narcisista antagonista, quello comunitario, poi c'è quello maligno e il disadattivo e adattivo. Quindi ci sono diversi tipi di narcisista che ti andrò a spiegare man mano. Quindi il disturbo narcisistico di personalità, ripeto, è una condizione di salute mentale caratterizzata da un senso irrealistico di importanza personale. Questo deve essere chiaro. Andiamo nello specifico. C'è anche da dire una cosa, che i narcisisti patologici possono essere del tutto narcisisti, oppure ci sono persone con tratti narcisistici, cioè che non hanno veramente al 100% questo disturbo, ma hanno alcuni tratti tipici del narcisista. Quindi, insomma, non sono narcisisti veri e propri, ma hanno carattere con tratti narcisistici. Comunque sia, in qualsiasi modo, sono egocentrici, quindi meglio perderli che trovarli, questo è chiaro. Ricordiamo che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Quattro elementi fondamentali del narcisista. Allora, sentimenti grandiosi. Una persona narcisistica può mostrare grandiosità e senso di superiorità. Possono credere di aver diritto a un trattamento speciale, favori, lodi, ammirazione da parte degli altri. A volte possono sembrare condiscendenti o arroganti, possono anche essere eccessivamente concentrati sull'impressione per impressionare gli altri. Quindi per un narcisista patologico è fondamentale impressionare gli altri. Quindi magari si veste sempre impeccabile, ha bisogno di un'auto di lusso. Molte volte usa le persone per farsi vedere in giro, ad esempio, frequenta delle persone benestanti con dei soldi per farsi vedere agli altri che lui è altolocato. Quindi anche le persone, il narcisista patologico, le vede come oggetti per uti essere utilizzati, quei per strumenti che vengano utilizzati, le persone secondo il narcisista, per poi essere scartate come oggetti, come una scarpa vecchia, quando non servono più, compreso ovviamente la partner in amore, nelle relazioni romantiche. Quindi, uno, sentimenti grandiosi, due, estrema concentrazione su se stesso, un narcisista patologico, maschio o femmina che sia, sono estremamente concentrati su se stessi. Mentre molte persone sono si cerca di misure egocentriche, un narcisista si concentrerà quasi esclusivamente su se stesso e sul proprio guadagno personale. Ecco, ogni cosa che fa un narcisista patologico, anche un regalo, lo fa perché sa perfettamente che gli tornerà indietro qualcosa di più grande. Quindi assolutamente non è mai disinteressato in nulla di quel che fa, quindi ha sempre un interesse.
esagerato senso di importanza personale, quindi si aspetta un trattamento speciale da parte tua, magari che hai una relazione con lui o sei in una relazione d'amicizia o parentela, quindi lui si reputa speciale e si aspetta un trattamento speciale, si vanta ed esagera i suoi successi personali. Come ti dicevo, ha un forte bisogno di lode. Ma andiamo nello specifico. Quali sono i tipi di narcisista? 1. Narcisista palese. Il narcisista palese, quello overt, è eccessivamente preoccupato di come gli altri lo vedono. Spesso sono eccessivamente concentrati sullo status, come ti dicevo prima, ha bisogno di una macchina di lusso, ha bisogno di frequentare gente benestante per darsi un tono. La ricchezza, l'adulazione, il potere, quello che cerca un narcisista palese o overt, aperto, quello palese. I narcisisti palesi possono essere di alto livello e profondamente sensibili alle critiche, non importa quanto lievi, quindi non accetta le critiche, un narcisista patologico si arrabbia da morire. 2. Narcisista nascosto, noto anche come coperto, diciamo, ecco. Narcisista patologico, in questo caso, ha un senso gonfiato di importanza personale e brama l'ammirazione degli altri, questo sì, ma lo si riconosce subito, il narcisista covert, quello coperto, perché all'inizio ti parlerà di quanto tutte le sue ex siano pazze, di quanto il mondo sia stato non giusto con lui o con lei, con il narcisista o con la narcisista, che la famiglia non lo supporta, insomma, si fa passare da vittima e quindi ha questo grande vittimismo e lo senti subito appena lo conosce e subito ti dirà che tu invece sei la sua anima gemella e che solo tu lo puoi capire, solo tu lo puoi salvare. Questo deve essere chiaro. Ancora, il coperto, il narcisista coperto, qualcuno che vive un narcisista può mostrare comportamenti negativi più sottili e passivi. Quali sono le strategie migliori di un narcisista coperto? Quello ad esempio di metterti il broncio se non esegui i suoi ordini. Un giorno è presente, un giorno non lo è. Potrebbe farti delle battute su un tuo difetto, perché ti vuol far star male. I covert sono davvero terribili. Ad esempio, piuttosto che vantarsi di se stesso, come ti dicevo prima, possono impegnarsi in colpazioni, vergogna, manipolazioni, negligenza emotiva per ottenere ciò che vogliono e mantenere l'attenzione su se stessi. Possono anche vedersi come una vittima. Un altro tipo di narcisista è narcisista antagonista. Il narcisista antagonista è definito da un senso di competitività, arroganza e rivalità, quindi è un narcisista overt all'estrema potenza, ma soprattutto è il bastian contrario. Tu dici A e lui, perché non te la vuol dar vinta, ti dice B. Si chiama narcisista antagonista, è estremamente competitivo, anche con la partner, quindi se la partner raggiunge un buon obiettivo, ricordati, il narcisista patologico è estremamente invidioso della partner e di tutti gli altri, e quindi sminuirà il tuo obiettivo. È classico esempio di narcisista antagonista. Mentre tutte le persone con tratti narcisistici possono essere eccessivamente preoccupate di come appaiono gli altri, i narcisisti antagonisti sono particolarmente preoccupati di uscirne in cima. Quindi loro vogliono essere al top, sempre vogliono vincere in qualsiasi situazione. E questo è un classico esempio di narcisista antagonista. Può cercare di sfruttare gli altri per andare avanti. Tutti i narcisisti lo fanno, questo in special modo il narcisista antagonista. Possa sminuire gli altri, iniziare discussioni nel tentativo di avere il sopravvento o apparire dominanti. Poi, ancora, narcisista comunitario. Come quali narcisista comunitario è una persona che all'inizio può sembrare altruista, tuttavia la sua motivazione interna per essere altruista è quella di guadagnare lode e ammirazione, non quella di aiutare gli altri. Quindi sono le classiche persone che sono sempre disponibili, però te la fanno pesare la sua disponibilità. Il narcisista comunitario è quello che lavora nel sociale, sembra la brava persona, ma lo fa perché vuole attirare l'ammirazione degli altri. No, ad esempio fa un'attività benefica, non lo fa in privato, lo fa in pubblico perché ha bisogno che tutti gli dicano quanto è bravo e quanto è bello. Questo è un classico esempio di narcisista comunitario, solitamente un leader, un volto di un movimento. Queste persone si vedono come più empatiche e premurose, quindi loro, anche i narcisisti comunitari, si aspettano delle cose, delle lodi continue dagli altri, e se fanno un gesto per di bene lo fanno semplicemente per raggiungere l'ammirazione degli altri. Ancora, il narcisista maligno, questa è la forma più grave di narcisista patologico, chiaramente, ha lo stesso egocentrico autoassorbimento di senso di superiorità, quindi
Si sente superiore a tutti, il narcisista maligno, come gli altri, però sono aggressivi, paranoici, crudeli e a volte sadici. Quindi attenzione a un narcisista maligno, perché può essere veramente paragonato a uno psicopatico e può essere pericoloso. Quindi quando vedi una persona che da subito mostra questi segnali, sta nella larga, soprattutto quando vedi molto molto violenza, parla sempre di cose, magari lo vedi aggressivo anche non con te, con gli altri, stai attenta, perché quell'aggressività può essere rigirata anche contro la partner o contro gli amici. Questo è importante. Poi c'è il narcisista adattivo e disadattivo. È importante riconoscere che non tutte le persone appariranno e agiranno allo stesso modo, non tutti i narcisisti, come ti dicevo, agiranno allo stesso modo. Potrebbe essere anche una persona ben vestita, affascinante. Altre volte potrebbe non essere una persona assolutamente affascinante, ma potrebbe essere una persona che sembra fragile. Quindi i covert, gli overt, insomma, bisogna stare attenti, perché non sempre sono palesi da vedere, a volte si nascondono, come dicevamo prima. Allora, chi è il narcisista adattivo? Questi tratti possono aiutare le persone ad avere successo e determinare aree della vita, come la carriera e l'istruzione. D'altra parte, i tratti narcisistici, come l'essere sfruttatori, condiscendenti, aggressivi, sono chiamati disadattivi. Ecco, l'adattivo è un narcisista patologico che si adatta alla società. Quindi ad esempio l'overt, che lavora dentro un'azienda, però è una persona sadica, una persona non empatica, usa gli altri, è arrogante, si aspetta delle grandi ammirazioni e non vuole delle critiche. E questo è l'adattivo, perché tra virgolette è normale. Il narcisista disadattivo è il narcisista maligno, quello che purtroppo va contro la legge, è violento, aggressivo, e queste sono le persone diciamo più pericolose, e bisogna stargli davvero alla larga, perché possono fare tanto male. Se vuoi leggere l'articolo per intero, ovviamente te lo posto qua sotto nelle note. È tutto qua, stiamo uniti. Eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.